In cammino con San Paolo giungiamo nella città di Antiochia, una città grandissima, la terza città per importanza di tutto l'impero romano, capitale della provincia di Siria e Palestina. 500.000 abitanti, una città cosmopolita, multiculturale, una città che per certi versi richiama, fatte le debite proporzioni, Tarso, il luogo in cui Paolo crebbe, in cui si formò la sua sensibilità. Ed è per questo che questa città di Antiochia si lega fortissimamente alla vita dell'Apostolo. Ad Antiochia, infatti, fu inviato Barnaba, uno dei grandi della Chiesa primitiva. Arrivando in questa città si accorse che, trovandovi di fronte persone di cultura greca, aveva bisogno di qualcuno che comprendesse questa lingua e questa cultura per poter annunziare il Vangelo. E fu Barnaba a intuire che c'era bisogno di Paolo. Andò a Tarso a chiamarlo e lo riportò ad Antiochia. Quindi Antiochia fu per Paolo il luogo della rinascita, il luogo in cui poté veder sbocciare, fiorire in qualche modo tutti i suoi talenti. Era rimasto a Tarso quasi 8 anni, 8 anni di solitudine, 8 anni che potevano sembrare un fallimento. Antiochia è il momento del rilancio, il momento della sua fioritura, il momento in cui un talento può uscire allo scoperto in tutta la sua potenzialità. È a partire da questo profondo legame tra Barnaba e Saulo che noi possiamo definire Antiochia la città dell'amicizia. È la città in cui fiorisce la prima comunità cristiana, nella quale per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Barnaba e Saulo furono profondi amici, ma amici furono anche Paolo e Pietro, che si recò ad Antiochia a visitare la comunità. Ma questo momento della visita di Pietro si rivelò alla fine un incidente importante nella storia della prima comunità cristiana, perché Paolo rimproverò a Pietro una certa ambiguità. Si comportava in modo diverso a seconda che stesse a mangiare con i pagani o con gli ebrei. Paolo era sì amico di Pietro, amico di Barnaba, ma non rinunciava mai alla franchezza. Fu un suo stile, una abitudine, un modo di gestire le amicizie che lo contraddistinse. Paolo era un uomo franco, amava a parlare apertamente, amava a dire le cose come stavano, e questo gli procurò spesso alcuni intoppi, alcune fatiche, anche alcune inimicizie. Paolo fece uso di questa franchezza anche nei suoi rapporti con Barnaba. Prima di partire per il secondo viaggio missionario, Barnaba propose a Paolo un collaboratore, Marco, che Paolo non riteneva idoneo e lo rifiutò. E questo generò uno scontro, un litigio tra Paolo e Barnaba, e da allora in avanti non si parla più di Barnaba negli Atti. Barnaba scompare. È qualcosa che forse è rimasto nella vita di Paolo come una ferita, un'amicizia interrotta, in nome della sua eccessiva franchezza. È interessante leggere gli Atti degli Apostoli, perché mettendo insieme Paolo e Barnaba, prima gli Atti si esprimono così, dicono: Barnaba e Saulo partirono per la tal città. Poi progressivamente questo rapporto si inverte e gli Atti dicono Paolo e Barnaba. Quindi la leadership all'interno del gruppo prima era di Barnaba, poi passa ad essere di Paolo. E questo significa che tra i due c'era qualche attrito, qualche frizione. Nel momento in cui Paolo parlò con franchezza, questa amicizia si ruppe. Ci nasce una domanda: la franchezza è sì una virtù, bisogna sempre averla. A volte bisogna interrogarsi se si è franchi in nome del desiderio di far passare il proprio pensiero o per amore della verità. È sempre un dono parlare apertamente, è sempre una virtù dire tutto quello che si pensa. Oggi lascio con una domanda. Paolo, diceva il Cardinal Martini, ha sofferto molto per questa amicizia infranta. Forse essere franchi è una virtù, ma non sempre è una ricchezza.